Benvenuti a tutti. Allora, siamo su FIFA. Io ho voluto fare una cosa. Ho preso tutte le squadre di club europee, tutto simulato dalla CPU, ho fatto tutte le coppe di Lega. In certi campionati ho dovuto mettere, che passavano il turno, le quattro semifinaliste. Nei campionati minori ho fatto le due finaliste. Cosa ho fatto poi alla fine di questo? Sono rimaste 64 squadre e io sono andato a inserire ogni squadra con modalità gironi, quindi campionati, campionato gironi da 8 squadre, arrivare a fare 8x8, 64. Ho fatto passare le prime 4 di ogni girone, quindi le prime 4 degli 8 gironi, e così fino alla fine con turni di eliminazione diretta, andata e ritorno, eccetto la finale. Ora vi faccio vedere brevemente le squadre, chiaramente tutto simulato, vedete le icone blu, il pallino, le ho scelte tutte 64 e poi io sono andato a simulare. È stata lunghissima perché sono quasi 15 giorni che simulo, ma preferisco così che giocare, è molto più rilassante. Allora, nel gruppo A sono passate, come vedete, Salisburgo, Anderlecht, Mechelen e l'Austria-Vienna, sorpresa perché era partita veramente male. Nel gruppo B sono passate Bayern Monaco, Bordeaux, Borussia Dortmund, il Brestois. Nel gruppo C Manchester City, Arsenal, Hoffenheim e Liverpool. Nel gruppo D, Piemonte Calcio, sarebbe la Juventus, Milan, Inter e Bologna. Nel gruppo E è passato Ajax, PSV, Feyenoord e i Viking. A sorpresa, hanno fatto un girone veramente straordinario. Gruppo F, Celtic, Porto, Portimonense, Pacos. Gruppo G, l'Atletico di Madrid, il Real, l'Amarbi e Siviglia. Nel gruppo H il Trabzonspor, il Young Boys, il Fenerbahce e il Basilea. A fatica il Basilea perché è passato per differenza reti, quindi vi ho detto già tutto. Ora, cosa è successo? Tutto chiaramente gestito dalla CTPU. Anche i sorteggi di questi gironi qui, io non ho fatto nulla, ho messo solo le icone sulle 64 squadre e poi ho dato il via e ha messo tutto lui. Adesso siamo alla fase eliminazione diretta, scusate, turno 1. Andiamo a vederci queste partite. Celtic Inter. Vi ripeto, tutto fatto dalla CPU. Arsenal Austria Vienna, Bayern Monaco Feyenoord, PSV Siviglia. Manchester City, Borussia Dortmund, Anderlecht, Bologna, Trabzonspor, Portimonense, Bordeaux, Pacos, Atletico di Madrid, Mechelen, Porto, Liverpool, Salisburgo, Amarbi, Real, Brestois. E le ultime partite sono Ajax, Hoffenheim, Young Boys, Viking, Juventus, Fenerbahce, Milan, Basilea. Ora, insieme a voi, andremo a simulare ogni partita. Quindi il primo turno lo facciamo tutto, andata e ritorno, poi stoppiamo e ci rivedremo per il secondo turno. Andiamo avanti. Quindi è così, torniamo indietro e andiamo a simulare Celtic Inter. L'andata 3-2 l'Inter, quindi l'Inter qui vince in trasferta 3-2. Qui sostituiamo in automatico e andiamo a simulare anche questa seconda partita, l'Arsenal contro l'Austria-Vienna. Vince l'Arsenal 2-0, perciò si è già quasi aggiudicato il passaggio del turno, ma mai dire mai, perché queste simulazioni sono ricche di sorprese. Bayern Monaco Feyenoord. E vediamo come va a finire. 1-1, attenzione, perché il Bayern Monaco rischia l'eliminazione. Andiamo, se non sbaglio, con la quarta partita. PSV Eindhoven contro il Siviglia.
Vince Siviglia, mamma mia, 4-1. Ve l'ho appena finito di dire che è ricca di sorprese questa simulazione. È meglio che giocare, ve lo garantisco. Manchester City Borussia Dortmund, gran partita. La simulazione dice 3-1 Borussia Dortmund. Mamma mia. Andiamo ancora avanti, chiaramente ci va un attimino. Anderlecht Bologna, la prima italiana. Andiamo a vedere come finisce. 2-2, buon risultato del Bologna in Belgio. Andiamo avanti. Abbiamo adesso il Trabzonspor contro la Portimonense, sostituzione automatica di un giocatore di uno o dell'altro che non può essere in campo. E vince i turchi del Trabzonspor 3-1. Andiamo avanti, andiamo a farci l'altra partita. Bordeaux Pacos vince solo 1-0 il Bordeaux. Attenzione perché non è un risultato sicuro, 1-0 è un po' poco, soprattutto in casa. Atletico Madrid e McLaren, anche qui si vede che c'è qualche giocatore indisponibile. Simulazione veloce. 1-1. Buon risultato del McLaren. Sempre più sorprendente questa squadra. Andiamo un'altra partita. Porto-Liverpool. Anche qui chiede di sostituire. Andiamo a beccarci quest'altra partita. 4-2 i Reds. Bene. Andiamo avanti. Andiamo Salisburgo Amarbi. Attenzione a questo Amarbi. Amarbi. 2-0 Salisburgo. Vediamo l'altra partita quale sarà. Real Madrid-Brestois. Quindi Spagna contro Francia. Classicissima del calcio internazionale a livello di nazionali ma anche di club. 1-1, ma gran risultato del Brestois. Attenzione, attenzione, le due squadre di Madrid faticano. Può succedere come nella realtà, eh? Ajax Hoffenheim, sostituzione. I lancieri di Amsterdam contro i tedeschi dell'Hoffenheim. 1-1, mamma mia, oh, incredibile. Cosa ha fatto questo Hoffenheim? Mamma mia. Young Boys Viking, qui sono curioso. Due squadre molto simili. 1-0 Young Boys, quindi vincono gli svizzeri. Andiamo avanti. Dovremmo essere quasi alla fine. Juventus Fenerbahce, attenzione. È pericoloso per la Juve questa squadra qua. Simulazione veloce. Vince 3-1 la Juve, insomma, anche qui diciamo che si fa valere, ha dominato il girone di qualificazione alla fase eliminazione. Milan Basilea non dovrebbe avere grossi problemi il Milan, ma mai dire mai. Azione 2-1, risultato un po' pericoloso, eh? E dovremmo aver finito, vediamo. Sì. Adesso ci facciamo il girone di ritorno e poi la partita, scusate, di ritorno e poi stoppiamo. Inter Celtic. Andiamo a vedere. Era finito 3-2 il totale dell'andata. Simulazione veloce. E l'Inter passa al turno 2-0 secco al Celtic, 5-2 totale. Facile da capire perché qui su FIFA è spiegato molto bene. Austria-Vienna, Arsenal 2-0, aveva vinto l'Arsenal in casa. Simulazione 3-0, anche in trasferta si fa rispettare. Passano i cannonieri di Londra. 5-0 il totale. Feyenoord-Bayern Monaco, attenzione perché era finita 1-1.
simulazione veloce. Qui il Bayern ribalta tutto, 6 a 2 totale, 5 a 1 la partita in casa degli olandesi. Mamma mia, senza un domani proprio, spietati. Andiamo Siviglia PSV, anche qui il PSV se non sbaglio mi sa che andrà fuori perché dovrebbe vincere 4-0. Andiamo a vedere. E difatti, 3-2 per il Siviglia, 7-3 il totale, va fuori il PSV. Ci lascia la squadra olandese, un pilastro del calcio europeo e d'Olanda. Borussia Dortmund, Manchester City. Tanto c'era l'intervista ad Handanovic, 3-1 il totale, vediamo cosa succede qui. Totale definitivo, passa il Borussia Dortmund, Manchester City eliminato, clamoroso. Però avevano di fronte una grande squadra anche, cioè. Bologna-Andere, siamo quasi alla fine di questo primo turno. Rimarranno 16 squadre. Simulazione veloce. Vediamo il Bologna. 2-1, passa il Bologna. Quindi 4-3 totale, elimina l'Anderlecht, altra nobile decaduta in questo torneo. Andiamo al Portimonense Trabzonspor. Qui era finita 3-1 per il Trab. Andiamo a vedere cosa succede. 2-1 però non basta perché il Trabzonspor ha segnato il gol e quindi passano i turchi. Saranno delle sorprese nella finale, che molto probabilmente la registro. Pacos Bordeaux, chiaramente tutto gestito dalla CPU, io non muovo nessuna squadra. Simulazione veloce. 1-0 il Bordeaux, senza un domani, passano i francesi. Vediamo, adesso dovrebbe esserci il Mechelen con l'Atletico di Madrid, dovrebbe ribalta senza pietà l'Atletico la situazione dell'1-0 dell'andata, quindi totale 4-1, anzi 1-1 era finita perché se è 4-1 è finita 1-1, passa l'Atletico. Sarà tosta. Liverpool-Porto. Simulazione 4-2 per il Liverpool in Portogallo, 1-1, 5-3 totale, passano i Reds. E tocca la Marbi con il Salisburgo, deve ribaltare il 2-0 dall'andata, quindi deve segnare 3 gol senza subirne. Andiamo a vedere, la vedo dura. E infatti perde 4-1, totale 6-1, passa a Salisburgo. Andiamo ancora velocemente. Brest e Real Madrid, e qui sono curioso perché 1-1, però insomma sulla carta vediamo 3-0. 4-1 totale, passa Real, non c'era dubbi, non c'erano dubbi. Con rispetto per il Brestois e i suoi tifosi, però Real sinceramente molto più forte. Hoffenheim, Ajax, anche qui sostituzione, fa tutto la CPU, simulazione veloce e andiamo. 2-1, attenzione, 3-2 totale, eliminato l'Ajax. Mamma mia, vedete, sorprese, ma l'Hoffenheim veramente forte, eh. Viking contro Young Boys, deve ribaltare l'1-0 dell'andata i Viking. Vediamo 3-1 e 4-1 totale, passa lo Young Boys. Abbiamo la Juventus che non credo che possa perdere 2-0, però mai dire mai, vediamo. E difatti fa 1-1 prezioso, 4-2 totale, passa la Juve, Fenerbahce eliminato, quindi avanza la Juve. Adesso dovrebbe esserci il Bologna, se non sbaglio. No, c'è il Milan, Basilea Milan. Passa
passa il Milan. 1-2, 4-2 totale, passano i rossoneri. Dovrebbe essere finito qua. Andiamo a vederci gli accoppiamenti e poi chiudiamo. Eccolo qua, accoppiamenti del secondo turno. Quindi rimarranno poi 8 squadre da 16. Arrivati a questo, vedremo diverse squadre. Vabbè, ma non ha importanza, io tanto le ho scelte tutte. E andiamo a vederci gli accoppiamenti. Eccoli qua, degli ottavi di finale. Inter-Arsenal, Bayern-Monaco-Siviglia, Borussia Dortmund-Bologna, Trabzonspor-Bordeaux, Atletico di Madrid, Liverpool, Salisburgo, Real Madrid, Hoffenheim, Young Boys e Juventus Milan. Incredibile, non ci credo, incredibile. Vabbè, vedremo chi ha la meglio. Ragazzi, per adesso è tutto e ci rivediamo per gli ottavi di finale. Faremo insieme andata e ritorno. Ciao a tutti!